cani allerta crisi glicemiche, una nuova disciplina. Andiamo a conoscerli mentre lavorano nella splendida Villa Arvedi a Verona. Roberto Zampieri del progetto Serena. Roberto, parlaci di questa particolare disciplina. Allora, qui si parla di cani allerta nel diabete, cani che assistono i propri padroni, chiamiamoli, i propri familiari a due zampe che soffrono di diabete. Il diabetico, un attimo prima di avere una crisi ipo o iperglicemica, emette alcune molecole che il naso del cane recepisce perfettamente, e questo sarà quello su cui noi andremo a lavorare. È un gioco che porta il cane a conoscere quelle che sono le particolari caratteristiche del proprietario. Tori in questo momento ha un campione nascosto dentro una scatola. Il campione non è altro che una goccia di saliva del proprietario. Roberto, finora abbiamo visto le fasi addestrative, mentre adesso andremo a vedere il lavoro sul paziente diabetico vero e proprio. Quindi ora il cane innanzitutto dovrà dire: il mio paziente sta bene. Dopodiché il paziente aprirà il suo campioncino, quindi emanerà un odore diverso, e a quel punto il cane dovrà segnalare che c'è una variazione. Abbiamo visto che Iago aveva un comportamento diverso rispetto all'inizio. Quando abbiamo tirato fuori il campione, Iago è andato sul suo proprietario, giusto? E quindi lui, che lo conosce bene, sa riconoscere questo segnale, e quello significa: stai per avere una crisi. E a quel punto lui saprà cosa fare. Una cosa direi fantastica, ma anche un rapporto fantastico. Esatto, ma tutto questo è costruito sul rapporto tra proprietario e cane.